Grecia Colmenares ospite a Domenica Live con il fidanzato Shando Eric Luna, molto più giovane di lei e peraltro neppure fan delle soap opera. Non sono mai stato fan delle telenovelas, ora forse sì, ha scherzato lui, 29 anni, dopo aver rivisto alcune immagini della compagna sul set. Non sapevo la sua età quando l'ho conosciuto, ha aggiunto Grecia, rivelando che sul figlio ha 26 anni e per lui questa relazione non rappresenta un problema. Poi c'è stata la sorpresa di Giorgio Mastrota, con cui ha recitato, "Non so se ti ricordi di me, sono passati tanti capelli da allora, vorrei ringraziarti perché dopo aver recitato con te la mia carriera in Italia è decollata. Ci sono stati vari atterraggi, ma ora sono in forma. Ci sono ancora tante persone che mi chiedono di te. Sei una bella persona, semplice, resta sempre così." E lei emozionata lo ha ringraziato, "è una bella persona". Aggettivo di Silvana Palazzo. Grecia Colmenares a Domenica Live. Grecia Colmenares è rimasta nei cuori delle appassionate di telenovelas fin dalla sua popolarità registrata con Milagros e Topazio. Il volto noto del piccolo schermo è stata assente a lungo agli occhi dei telespettatori, salvo poi ritornare in grande stile a distanza di tanti anni. Ha scelto inoltre l'Italia per alcune comparsate e ora si prepara a presentare il suo libro Lacrime e Sorrisi, pubblicato con la Graus Edizioni. L'attrice incontrerà i fan il prossimo 16 ottobre a Napoli, presso la sala consiliare del complesso di Santa Maria la Nuova, per poi dirigersi due giorni dopo a Casoria per completare il tour di presentazione, sbarcando poi a Ariardo, Nola e altre città ancora. Oggi sarà invece ospite di Domenica Live, ritornerà così nel salotto di Barbara D'Urso, che l'ha accolta lo scorso maggio in occasione del suo grande ritorno nel nostro paese. Il libro Lacrime e Sorrisi. Il libro rappresenta invece una raccolta di tanti episodi inediti che permettono alla Colmenares di svelare la sua personalità, un percorso che l'ha portata nel mondo dello spettacolo in generale e non solo in TV. L'attrice è infatti un'appassionata di ballo e teatro, ma anche una devota che ha trovato nella religione quella forza particolare che le ha permesso di superare tanti ostacoli e periodi bui. Anche se è trascorso molto tempo dal fasto degli anni Ottanta, Grecia Colmenares continua a conservare quella bellezza angelica che le ha permesso di registrare un forte successo grazie alle telenovelas. Oggi 55enne, sogna ancora l'amore e ha realizzato il suo progetto sentimentale grazie alla relazione con il modello Shando Eric Luna. 26 anni di differenza per la coppia che si è unita solo un anno fa e che hanno ufficializzato la loro unione solo negli ultimi mesi. Il possibile ritorno in TV, anche se la parentesi amorosa sembra andare a gonfie vele, la Colmenares non ha ancora appeso al chiodo la sua professione di attrice. Anzi, vorrebbe sbarcare a un posto al sole, forte dell'affetto manifestato dai fan partenopei nel corso della sua fiorente carriera. Napoli è infatti la meta preferita dall'attrice per le sue visite italiane. Non è un caso quindi che abbia scelto la Campania per promuovere il suo libro Lacrime e Sorrisi. La Colmenares però vorrebbe mettersi in gioco anche con la seconda passione che ha unito alla recitazione, la danza. Per questo in un'intervista a Napoli Today ha dichiarato di sperare di essere chiamata a Ballando con le Stelle. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.